Ciao ragazze, benvenute al mio canale e alla mia rubrica Oltre l'anellare. Quindi oggi vorrei far vedere come ho fatto io questo mini che andrà sopra una torta. Quindi se siete interessati in sapere come ho fatto, seguite il tutorial. Ciao! Ho qui la pasta di zucchero che sto iniziando a ammorbidirla con le mani con un po' di zucchero a velo e poi dopo andrò a estenderla bene. Io non ho un, come si chiama, un materello, quindi mi faccio tutto con questo bicchiere che mi va benissimo, quindi la devo estendere per bene. Per aderire la pasta di zucchero andrò a mettere un po' di marmellata sul medium, così, soltanto un po', questo sarebbe soltanto per farla aderire, come si fa con le torte. Ho qui la pasta di zucchero già estesa e andrò a metterla sopra il mio minio, così, e poi mi aiuto con le mani per arrotondarla, per farla aderire. E poi va bene, queste pieghette qua, mano a mano, posso fare anche così, piano piano, mi raccomando, e vado con le mani a premere e così spariranno. Sul fondo ho messo un po' di marmellata, in maniera di farlo incollare, e andrò adesso e continuo a lavorare con le mani. Già qua devo avere un po' di Ho pazienza. qui un altro, ho ripetuto l'operazione, mi raccomando, ogni volta che passate il mattarello dovete mettere, come si chiama, un po' di zucchero a velo. Ecco qua il mio minio. L'ho bagnato un po', soltanto un po', per far aderire la seconda capa di fondente. Questa volta non mi interessa che arrivi giù in fondo perché poi andrà il vestito. E farò così. L'ho messo qua in un bicchierino. E ripeto la stessa operazione. E questa volta ho con delle forbici. O con un coltellino andremo a tagliare l'eccesso per farlo aderire per bene. L'impasto rimanente va subito in una pellicola, così, che poi dopo dobbiamo fare le braccia, altre cose e ci occorre. Adesso andrò a fare il vestito del minion. Io mi ero scordata di far vedere il fondente che sto utilizzando. Questo non saprei dove l'ha preso mia cognata, però per quel minion lì se me ne ho utilizzato tutto il giallo con questo che mi rimane, così voi potete, se lo volete, rifare, vedete. E adesso andrò a fare il Ho qui il vestito. fondente nero e andrò con un righello, io non ce l'ho in questo momento, non l'ho trovato. Andrò con questo mi aiuto, più o meno così, per fare la salopette, cioè il vestito, il pantaloncino. Così, queste qua me le tengo. Ho inumidito un po' come si chiama, il minion, la parte di sotto, e andrò ad attaccare così, metto con le forbici qua. E lo attacco per bene. La parte di sotto le ho messo un cerchio, vedete? Più carino così. Adesso andrò a fare per fare la parte davanti, mi sono servita di un pezzo di carta. Adesso andrò ad attaccarla al mio minimo. Qua dove sta l'attaccatura lì andrà. Poi ho, come si chiama, messo un po' d'acqua per farlo attaccare soltanto qua e qui.
E questo andrebbe così. Queste sono le taschine. Nel frattempo vado a farmi le braccia. Lascio asciugare così. Per fare le braccia occorre fare così, tipo un tubettino. Correggetemi voi qua sotto nei commenti. E così come si fanno i gnocchi. Mi sono ricordata quando la nonna e mio marito, che non c'è più, mi ha fatto imparare una volta come si facevano. Quindi si fa così e andrò a metterle qua. In pratica sarebbe così, uno qui e poi il braccetto va dentro. Quindi ancora più corti, sarebbero più o meno così. Si attaccano con un po' d'acqua qui. Adesso lo faccio vedere. Va dentro la taschina e va così. Adesso l'ultima cosa che farò sono i piedini, quindi quello qui più o meno verrebbe così. Adesso farò queste cosine che vanno qui, che arrivano fino dietro. Allora, come sempre ho inumidito la striscia e andrò ad attaccarla qui, che passi sopra il... e poi la taglierò fino a qua e farò lo stesso dall'altra parte. Questo minion va sopra una torta che io soltanto sto facendo il minion, quindi ho deciso di fare tipo una sagoma dove andrà il minion e così sarà più facile di prenderlo. Ho fatto le gambette, quindi metto qua così. Se si riesce a vedere, e adesso appoggerò il minion lì sopra, tanto poi questo dopo dovrà essere tolto. Bevo un po' con l'acqua dove andrà il minion e lo appoggio. Vedete? Poi dopo sarà più meglio tagliarlo alla lunghezza desiderata delle zampe. Adesso mi regolo un po' qua e lo lascio asciugare così un bel po'. E io la pasta nera non ce l'ho, quindi con questa colore in gelatina, che dicono che è meglio, cercherò di colorare. Qua è meglio se mettiamo un po' di guanti, ma io i guanti non ce l'ho, quindi cercherò di colorarle così. Per fare le scarpe, i capelli e altri dettagli. Per le scarpette ho fatto una pallina e poi le schiaccerò e le andrò a fare la forma della scarpa. Ne ho fatte due e andrò ad attaccarla. Come vedete già ho tagliato il pezzettino che mi rimaneva e andrò ad attaccarle così. Faccio i bottoncini e l'attacco e così farò con tutte le altre gli altri dettagli. Il minion, come vedete, è pronto. Ho finito tutti i dettagli che devo finire e per la bocca ho utilizzato un coltellino, eccolo qui. Per rendere lucido il minion sto utilizzando il vapore del ferro da stiro. Mi raccomando, piano piano. Ed eccolo qui, il mio finito. Vedete come luccica. Ragazze, io spero che vi sia piaciuto e vi sia divertito un po' a guardarmi fare questo. Questo andrà su una torta, alla fine vi metterò la foto della torta e la pignata che ho fatto. Un bacio, ciao, lasciatemi nei commenti se volete altri tutorial di questa tipologia e niente, un bacio, ciao. Questa è la pignata che ho fatto, vedete, è una pentolaccia e il minion.